Da attori a spettatori, Campatelli e Parola assistono alla partitissima che il romano Orlandini dirigerà in modo perfetto. Secondo la tradizione, partenza fulmine del Torino. Al terzo minuto, l'irresistibile Mazzola ha già segnato il primo gol. E adesso, sfuggito ancora una volta alla marcatura di Fattori, tenta il bis. Spettatore suo malgrado, anche Rigamonti pregusta il secondo gol. Eccolo, a firma di Menti. Presidente della commissione tecnica per la nazionale, Novo è costretto a farli impassibile, ma gli ridono gli occhi. All'inizio della ripresa, Armano segnerà per l'Inter, ma soltanto un minuto dopo, ecco il Torino ristabilire le distanze. Gol di Ossola, e ormai la vittoria non può più sfuggire ai campioni. Mazzola è dappertutto, è il miglior uomo in campo. Avete visto come c'entra? Ora guardate come tira. Amadei accende la nuova reazione dell'Inter. Fatini, suo diavolo custode, ha cercato di spegnerla con uno sgambetto. Rigore, e Liers batte Vascigalupo. Ma è l'ultimo sprazzo dell'Inter, l'ultima illusione per i suoi tifosi. Ballarin controlla Liers anche a destra. Mazzola conserva fresche energie. Su Albani piove l'insidia di un doppio calcio d'angolo. Dopo uno sbagliante intermezzo offerto da Maroso, ecco la sorpresa finale. Il quarto gol su tiro di Menti è un autogol di Giovanini. Visto l'imprevisto,